Ha coinvolto l'elettrodotto dell'Enel, danneggiato la veranda di un'abitazione, alcune auto e allambito le case vicine. Il vasto incendio divampato in tarda mattinata oggi a Librino, in questo campo che si affaccia su Viale Sant'Eudoro, ha gettato nel panico i residenti del popoloso quartiere. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, impegnati nello spegnimento con quattro squadre, due autobotti di rincalzo e l'autoscala. Da chiarire l'origine del rogo, solo l'ultimo sviluppatosi dall'arrivo della bella stagione qui a Librino, dove sterpaglie e vegetazione incolta alimentano il propagarsi delle fiamme, complice il sole cocente, incendi spesso di natura dolosa. Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando Provinciale Etneo, presenti assieme agli uomini dell'Enel, chiamati sul posto per il coinvolgimento dell'elettrodotto nel rogo.